spirituali abbastanza, ho preso quei 2 o 3 danni e sono abbastanza OP grazie a Bloody, a coso Bloody, però. Intanto guardo, sto leggendo anche dei pezzi di chat nel frattempo. Ok, grazie Argon anche per il seed. E la Mubot sta dicendo il cazzo che vuole, quindi sappiate che non è testato. Quando Sono arrivato mai? esattamente 2 minuti fa a casa, quindi non sono riuscito a impostare Mubot. Va bene. Ah, cioè il D6 è proprio la seconda stanza del patto con del tesoro. Yes! Cosa Vabbè. dovevamo dire ancora? Spieghiamo un attimo anche perché Zetto è in questa condizione Lo impietosa. spieghi Zetto perché. No, minchia, non ho No, comunque voce, cioè ha problemi mistici in mi salute, fa di piangere salute. il cuore. Mi viene da piangere se parlo per troppo tempo, quindi magari non posso non parlare. Allora, c'è il chiodo. Però lo vado a rirollare il chiodo perché posso. Allora, spieghiamo un attimo che cosa è successo nel Vai weekend. Mac. Allora, Vai, ecco, come racconta sapete, perché anche a me manca una parte. sappiate che, no, come sapete ormai dai video che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, siamo andati in questo weekend a un game jam di sviluppatori indipendenti, diciamo, sviluppatori indie, indipendenti, dal nome di Game Over. Indipendenti. Game over. Indipendenti, esatto. Sì, erano Nome di Game dipendenti da Over qualcosa, tranquilli. al Leon Esatto. Cavallo a Milano. E la serata, la giornata doveva essere abbastanza tranquilla, cioè Sì. arriviamo, abbiamo prenotato l'albergo, arriviamo, facciamo quello che dobbiamo fare, stiamo fino alla sera, poi andiamo in albergo, dormiamo e torniamo e poi ce ne andiamo a casa. Invece no, la cosa non è stata così Ed è tormentare. Tra l'altro, il piano originale era arriviamo presto, tipo alle 11 dobbiamo essere a Milano. Sì, Così avevi facciamo le cose con detto. calma, cioè tutto bene. Vabbè, disclaimer, io sono fuori da tutto ciò perché avevo la mia rutti, avevo il mio giro invece. Cioè ero lì con loro al game over, ma io sono fuori da tutti sti casini. Ok. Perché Edo non ha il fisico per passare una notte in un centro sociale. Ma no, perché Edo abitando a 40 minuti se ne è tornato a casa sua la sera. 40 Da a posto. minuti di... Sei vivo? Ogni volta... Sì. Se Sono sei arrivato vivo in posso da a dirci posto, quello. da a posto. Tutto a posto. E allora la cosa doveva andare così. Bene, noi prendiamo il treno tranquillamente. A parte che, vabbè, dovevamo prendere alle 9, l'abbiamo presa alle 11, ma quelli sono stati problemi. Non è stata colpa di esterni. Siamo delle belline noi, fondamentalmente. Ma quello è Sì, un'altra dovevamo storia. prenotare i biglietti prima. Ma Pandora's PG Box, will usarla play adesso mi fa this venire game. pianto dentro. Vabbè, fa lo stesso. Cosa? E Pandora's Box nella stanza del sacrificio al primo piano mi fa venire un po' da piangere o doverlo usare adesso. Vabbè, fa lo stesso. E Pandora's Box partenza come si col sblocca già, treno. scusa? Eh? Blocca già Pandora's Box. Ah, boh. Dipende. Devi portartelo, ti conviene portartelo No, come nel si loot. sblocca proprio No. l'oggetto? Chi se lo ricorda? Adesso Mi poi sembra veramente. batti roba con Blue Baby, Sì, forse. O batti con roba No, con con roba. Lazzaro. Con Lazzaro, forse. Ah, ok. Grazie. Scusa, PG. Allora, e la partenza è stata già abbastanza travagliata perché dovevamo partire alle 9, invece siamo partiti alle 11, ma vabbè, questo è secondario. Viaggio della discreta speranza con Norotus che ci regala delle gioie, tipo addormentandosi abbracciato allo zaino, cose turche, abbastanza turche. Tutto è tranquillo, tutto scorre tranquillo fino a quando scesi dal treno. Decidiamo di andare a mangiare in un Burger King e decidiamo di chiamare quelli dell'albergo pensando di comunicargli che non saremmo passati prima e saremmo arrivati tipo la sera tardissimo e di tenere le porte aperte alla Renault e di non farci non chiuderci fuori. E la risposta dell'albergatore è stata: vi abbiamo mandato una mail stamattina dicendo che abbiamo rifiutato la vostra prenotazione. Abbiamo preso la vostra caparra, ma abbiamo rifiutato la vostra prenotazione, praticamente. Detto proprio in parole molto Esatto. povere. La reazione di Norotus è stata notevole, perché raramente, anzi, non l'ho Sì, mai visto non... incazzato, ed era piuttosto Neanch'io. incazzato, Della devo serie dire. in live si dice basta e basta. Esatto. Diciamo Beh, che. pensate a Norotus, chi l'ha conosciuto, che persona piccina è,
uno che si incazza, cioè. Ma non l'hanno visto praticamente tutti. Comunque, ma qualcuno, allora, c'è il video dove si fa vedere. Era un Rambo tutto. Che esce le lame, mettiamola così. Esatto. Al momento in cui hai detto porca puttana all'albergatore, sì. Mi sono un po' tremate le mutande, devo dire la verità. Un peletto, una vibrata di mutande, sì. C'è stata. Ho detto ai ai ai, adesso si incazza duro. Ed è avuto un attimino un po' tutta la serata, che è stato un po' tutto il giorno, è stato un attimino alterato dalla situazione, sì. Però è riuscito a mascherare abbastanza agevolmente e con una certa classe. Bene, non curanti dell'ostacolo, abbiamo deciso di sperare lì dentro, nel centro sociale. Ma perché io sono andato via che loro gli hanno detto, ah sì, potete stare la notte qua. No, non ci hanno detto possiamo stare no, la notte, forse c'è cerchiamo, una possibilità. Sì, esatto. E io me ne sono andato, gli ho poi scritto al mattino dopo, siete vivi? E loro mi hanno detto sì, poi ti raccontiamo, quindi... Cosa stracazzo sia successo nel mentre io non lo so. Ecco. Experimental treatment, ma sto cazzo. Io l'ho preso, dire, abbiamo tipo aumentato il danno a schifo, no? Possiamo rirollare degli oggetti, no. Ah, allora. Ma tu hai D6. No, io adesso lo uso, batto Widow e vedo. No, io ho usato due chiavi. Ma c'è quella merda di Norotus è in chat. Ma porco. Ma sei un animale della prateria. Bestia. Cioè, o vai a studiare o vieni a raccontare la storia, miseria porca. Esatto, cioè. Vieni a raccontare, animalissimo. Animalissimo. Sei veramente un animale. No, ho comunque fatto una cagata colossale nel frattempo, vabbè. Ho preso il coso, ho preso il patto col diavolo, ho preso l'oggetto nella stanza della... Ma vaffanculo, ho preso tutto. Hai preso il chiodo? Sì, ho fatto un casino, vabbè. Tutto a posto. Ah no, però down, rimane, quindi posso andare a rirollare il chiodo comunque. È vero, dimenticavo. Ok, vi saluto dopo. Ciao ragazzi, ripasso le ultime cose con la live. Che animale. Vabbè. Ah no, è sparito. Ma io ho preso experimental treatment, mi ha tolto un cuore rosso, mi ha dimezzato il danno, tolto il range, tolto l'hack e tolto lo speed. No, io invece sono discreta, a me ha dato il danno. Oh, Cricket's Body, bene. A me ha dato un danno della Madonna invece. E mi ha dimezzato il range, mi ero dimenticato. Bene, ottimo. Bene, andiamo avanti allora, visto che Notorious, perché solo merita, merita tutto a questo punto, Notorious. Potenti mezzi. Potenti mezzi. Notorious non viene a raccontare, mezzi. Quindi si merita ad essere chiamato Notorious. E poi eravamo siamo diventati in breve un po' la mascotte del game over, perché tutti si stavano sbattendo, tra l'altro non si può far altro che ringraziare fino alla morte quel uomini e donne del Leon Cavallo che hanno cercato disperatamente di trovarci dei posti, una sistemazione da qualche parte. Esatto, allora devo farvele tremare le mutande, intanto in gioco dice Notorious. E ho provato in tutti i modi, detto, c'è un altro centro sociale a 200 km di distanza, magari a due posti, no niente, c'è un albergo, un ostello a 10.000 miglia, ma è difficile, ci proviamo, cose varie, ma se volete io ho il divano. No, ma li abbiamo chiamati tutti, eh. Sì. E se volete io ho il divano su, se volete addirittura un ragazzo, addirittura c'è, cioè, no, l'organizzatore principale, non un ragazzo. Cioè, ha detto, vabbè ragazzi, io se volete ho il divano dove dormo io qua sopra, c'è il divano, anche se sei uno solo. Noi eravamo quasi tentati di passare la notte ormai, praticamente in giro. Esatto, io ormai ero nel mood, vabbè, fanculo, facciamo after. Esattamente, perché minchia frate, faccio after by Zetto. Esatto. Non so perché, ma ho la sensazione che tu non diresti mai una frase così, ma comunque. No, però minchia facciamo after, sì, lo penso di averlo detto, una cosa del genere. Sì. Allora, e poi nel momento in cui eravamo tentatissimi di fare after, quindi praticamente c'era un concerto fino alle 4. E lì a Leoncavallo dopo la voi fiera lo sapevate, e... detto, no lo sapevamo. Ah, sì. No, sì, lo sapevamo. E dopo il concerto a quel punto lì eravamo per fare, non so, cos'era, taxi in giro fino alle 5, poi no, stazione era alle 6, era, tipo.
no, era taxi fino ad arrivare in stazione, poi stazione fino alle 6:30, 7, poi cercare un bar che apre presto e tipo dormire sul bancone. Oh, un bender, benvenuto. E sì, ecco, più o meno una cosa del genere. In quel momento... È morto. Chi è morto? No, diceva... no, Edo ha detto, sei ancora là, gli ho detto, è morto. Sì, esatto. Ah, me l'ero perso. Sento comunque più avanti si trova Goted in una roccia tinta. Ah, sì. Porca miseria, avessi saputo. Vabbè. E... Ma il Widen. Quando a un certo punto un salvatore... Sì. Un salvatore barbuto si chiama Francesco, di cui poi noi adesso vi faremo anche, tra l'altro, perché se lo merita in tutti i sensi, sì. Non solo perché ci ha salvato la vita, ma perché ho letto alcuni dei suoi testi e sono incredibili, tra l'altro. Ha salvato il culo. A dirla corretta invece, proprio ci ha salvato il culo praticamente. Ci ha salvato il culo in maniera devastante, dicendo di cose, un cantante? No, no, è uno scrittore. So se sì, esatto. Ah. Poi spiegheremo bene che cosa fa questo ragazzo, perché è meraviglioso e per voi nerd videogiochistici come noi può essere molto interessante quello che fa. Poi vi spiegheremo. Greta scrive: Milano è enorme, ma come avete fatto a ridurvi così? Greta, sai che c'è l'Expo a Milano? Non c'è un albergo libero, mai. Ma mai. Sapevi l'Expo? Sapevi l'Expo? Sappimi l'Expo. Hashtag sappimi l'Expo. Hashtag sappimi l'Expo. Ma no, proprio scritto Expo, con la S. Scrivete in chat. Sappimi l'Expo. Non morire, resisti. Ci sono. Okay. E a quel punto lì si propone dicendo: ragazzi, io non ne ho letti, però vi posso ospitare in casa mia. A un certo punto eravamo quasi tentati di dire: ma no, ma stai tranquillo, non ti preoccupare. Poi faccio però abbiamo capito che non potevamo farcela. No. E allora quello: oh, c'è mega fatti, posso vedere se si titilla i capezzoli un attimo. È vero, mi sono dimenticato, cazzo. Devo vedere. Sì, si titilla i capezzoli! Sì, lo fa! Lo fa! Lo fa! E che si è vero! Mega fatti si titilla i capezzoli. Quando aspira per sputare, si titilla i capezzoli. Ma non ho capito chi lo fa. Mega fatti. Non ci posso credere, aveva ragione Nordline. No, aveva ragione Cobalt Streak in realtà. Cobalt Streak. Non ci posso credere, va bene. Scusate un'altra digressione, ma era un momento importante. E dovevo vederlo, dovevo assolutamente notare se faceva veramente. E a quel punto abbiamo accettato di buon grado e lui ci ha portato, a parte averci fatto dormire al chiuso, su dei, tra l'altro, dei materassi, non per terra, tra l'altro, quindi esatto. I suoi genitori ci hanno addobbato una stanza a dormitorio vero e proprio. Il padre ci ha aspettato alzati per salutarci. Esattamente, cioè, è stato veramente fantastico, una famiglia meravigliosa. Era uno sviluppatore e scrittore, diciamo. Era uno sviluppatore. Sviluppatore, sì, si è dedicato alla parte... Quale gioco? Di scenografia, di storyline di un gioco. E adesso poi... poi adesso vi diciamo... È un gioco che c'era lì. Adesso poi vi diremo... Vi faremo vedere un po' tutto. Vi spiegheremo poi in qualche video e poi vi spiegheremo come, quando e perché. Intanto devo andare giù. E ci ha accolto e siamo andati, tra l'altro ci ha portato a mangiare in un posto che era il paradiso, credo. Si chiamava Birreria il Porco, ma in realtà era Birreria il Paradiso in terra, che se esistesse a Genova sarei sempre lì. Porco Paradiso. Esatto. Va contro le regole del TeamSpeak, te lo dico già, quindi potresti rischiare la vita. Sì, ma come, infatti non era una cosa esplicita, era una cosa molto mia. Certo, sicuramente. Chi vuole cogliere colga. Ecco. E vabbè. Chi vuole intendere intenda, e gli altri? E gli altri Sony. In camper. Bene. Chiaramente. Chiaramente. Non capite l'umorismo. Comunque, a parte dopo questo momento di gelo, e direi anche un badum, così ci sta bene, ci stava bene, e siamo riusciti a dormire. Ah no, ma prima no, dovevamo parlare del porco. Parliamo del porco. Un porco. Un paradiso fatto birreria, diciamo. A parte le birre, ho bevuto una birra buonissima, tra l'altro, che andava allungata con una sottospecie di sciroppino alla fragola che mi ha...
abbastanza, mi è interessato parecchio, è stato molto buono. E i panini. Parliamo dei panini. Parliamo dei panini. Allora, io ho preso la versione light di tutto quello che hanno preso loro. Panino super porco, tra l'altro, Porco. per dire. Così, chiamato così perché tipo due hamburger di maiale uno sopra l'altro, se non ho capito male, con No, no, bacon. no, no, era un panino di maiale, era singolo, la fettina era però era 380 grammi la fettina. Ah, ecco, ok, perfetto. E Bacon, contenuto. cheddar, lattuga, pomodori e cetrioli. Ecco, per dire, io ho tolto i cetrioli perché erano troppo pesanti. Mi erano pesanti. E vabbè, patatine fritte, semplicemente. Invece non mi ricordo il vostro, come si chiamava e cosa c'era dentro. Meglio che questo, però Fanculo lo la devi dire. dieta. Si chiamava Fanculo la dieta. E Però anche io conteneva. voglio andare a mangiare in quel posto. Mi ci portate la prima volta Conteneva che andiamo a qui. Milano? Sì, ma infatti quando andiamo ci siamo già messi d'accordo, ti spieghiamo. Ah, quindi è tutto Per il Games calcolato, stai Week? tranquillo. Sì, è Stai tutto tranquillo. calcolato per il Games Week, proprio Bella, tranquillo. anch'io mi fermavo. Al Games Week mi fermo anch'io a dormire, pochi cazzi. Praticamente, cosa c'era nel mio, e tra l'altro in quello anche di Norotus, anche in quello di Francesco, che abbiamo preso tutti la stessa cosa perché noi siamo uomini. Vabbè, Mac beve il capirosca alla fragola, cioè, Ma vaffanculo, mi almeno. avete rotto i coglioni col capirosca! È Ma c'è buono! Brimstone! Ma ciao Brimstone! Io non l'ho trovato. Ho avuto il patticoiano, Necropolis invece. 1. Io sono Adeptus 2. Ah, boh, vabbè. Insomma, sto panino. Topanino aveva esattamente quello che aveva quello di Mac, in più aveva due polpettine di... non ho ben capito se fosse mozzarella o... la cosa che si mette nella lasagna, aiutami Mac, ti prego. Ma è beh, Parmigiano, quelle cose lì. Besciamella. Besciamella, Besciamella. mica. Non avevo capito se era besciamella o mozzarella e Era jalapeños, erano mozzarella. frittelline. E alla Pegnos, fate, Poi... no, no, Sì. faccio notare. Sì, io che non sopporto piccante, erano qualcosa che mi faceva male al cuore, però mica erano buonissime. Poi c'erano le olive ascolane. Nel panino, sempre. No, No, a a fianco. parte, a fianco, perché sennò, nel senso... E un'altra cosa che non ricordo in questo momento, perché non ce la faccio più a vivere. Cioè, gli Aiutami. onion Esatto, le di cipolla tra l'altro, come quando eravamo a Burger King, non mi ricordo se Norotus avesse detto, a me piace quando gli onion ring sono croccanti fuori, morbidi, quelli erano tipo croccanti, ma croccanti fuori, e poi dentro erano fatti molto bene, cioè era uno spettacolo di roba. Ecco. Il tutto, poi, ho detto, ho visto una cosa, nel frattempo, vabbè, a parte che nel menu diciamo che avrei voluto prendere tutto quello che c'era nel menu per la prima Oh! volta nella mia vita. Io avrei voluto prendere Rocco e le sue patate. Oh, lo prendo io se Per andiamo. dire, 48 centimetri di wurstel con patate al forno. eh. Ma Per che roba, dire. che meraviglia, è uno Per spettacolo. dire. Ma dov'è quel posto? Ma quel posto dov'è? Ti siete andati poi nei quartieri dove ti lamano se solo respiri? Ma che No, quartieri? anzi. Mandate nell'Interland siamo andati Ma non era praticamente. Milano, Questi, vabbè. era Non era Parabiago. Milano. Ah, Esatto. Quindi ok. era Come vicino a Pavia, non era Pavia, credo addirittura, non credo cazzo si fosse chiama già Milano. quella, il quartiere, quello terrificante di Milano? Non mi viene, mi dimentico sempre il nome. Non so. Oh. Non ho idea. Quello su. Ah, dai, famoso. Periferia dove ti lamano la mamma pure. Nasci ti Minchia. lama. Non lo Nasci so. ti lamano. Ma comunque, Beh, gli occhi di dicevo. Milano lo scriva, lo sapete, il vostro quartiere del merda. Ecco. Ma io ho visto una cosa meravigliosa in quel menù, che erano un piatto di patatine fritte, ma non patatine fritte fatte a cazzo, loro patate tagliate bene e No, fritte, tagliate a mano. esatto, e coperte di lardo. Oh, bello! Eh Già. già. Oh, A quel punto lì mi hanno interesting. visto lacrimare dagli occhi tantissimo, gli occhi sono diventati due cuoricini rossi, ho incominciato a fumare, a quel punto lì l'ho preso. Ho chiesto un appoggio morale, ma che non è arrivato, però fa lo stesso. Morale, io ti ho detto prendilo, ma io non lo mangio. Ho detto. Ecco, nessuno mi ha appoggiato in tutti i sensi, però io l'ho voluto prendere comunque alla fine, così. Abbiamo fatto fatica a finire il panino e io quindi ho dovuto Avete rinunciare. fette.
No, io e Francesco da uomini l'abbiamo finito senza problemi. Io l'ho finito. Eh sì, ma tu non hai mangiato il resto. Eh beh, ma le patatine erano un extra. Ha preso le robe con lardo lui, dai. C'erano già le patatine fritte. Ma non le ha mangiate? Ne ho mangiate poche. Troppo poche. Le hai prese e non le hai mangiate? No. Non ce l'ho fatta. Quanto fa poco genovese tutta sta roba? Esatto. Ma stavo per cacciare. Ero gonfio come un canotto. E vabbè, per i soldi questo è altro. Da stare a vomitare tutta la notte, magari dopo la giornata che abbiamo avuto, sì, anche in casa da altri, cioè, esatto. Più che altro è quello, magari. Faceva giusto brutto, ma non era poi proprio sì. Faceva giusto brutto. Matilink dice patatine fritte e lardo, mi piange il cuore e tutte le arterie. Esattamente. Anche le arterie hanno pianto un pochino quando l'hanno visto. Vedi, anche Argon ti disprezza, cioè proprio. Cosa vi devo dire, ragazzi? Non avete visto il panino. Mi faremo la foto del panino, anche panino, faremo vedere. Le fritte e lardo era un tuo obbligo morale finirle. Insomma, poi vi farò vedere il panino e allora poi su Facebook non l'avete messa la foto del panino. No, perché se lo sono tenuto tra loro, non ho capito perché. Perché non sono una Facebook star. Ma anche su WhatsApp me ne avete mandata solo una di Norotus che dormiva e mi avete mandato tre foto di Norotus che dormiva in tre posti diversi. Sai perché? Perché il mio cellulare è morto alle mezzogiorno e mezza di sabato ed è risuscitato a tipo alle 9 di domenica. Quindi io non ho fatto foto. Sì, ho fatto i filmati io e ho fatto un po' Norotus e poi due foto Norotus. Filmati ne ho io un botto di sabato. Sì, gli altri filmati li ho fatti io, intervista, eccetera, eccetera. Ah, eccetera, è vero quindi. Che è domenica, dovevate. Vabbè, poi sul game over in sé per sé vedrete anche i video. Avrete video, noi abbiamo pensato, tenendo all'oscuro Edo, però adesso poi glielo dicevamo, di fare anche una cosa tipo podcast per raccontare l'evento e quello che abbiamo visto e fatto e bregato. Sì, basta che non sia sabato sera o venerdì sera, a me va bene. Adesso poi ne parliamo. Poi, sì, esatto. E poi vabbè, comunque la serata è stata così. Forse riusciremo anche a mettere due foto dei panini, giusto per far capire la situazione, lo stato bestiale in cui eravamo. La non faccia di Norotus faremo vedere anche, visto che non si vede, però si capisce in che stato era. Sì, esatto, quella lì. Bella. Non si vede la faccia, ma... O anche quella, quando siamo al porco, che tipo lui non riesce a finire il panino, c'ha tipo le mani sulla faccia, lì non si vede la faccia, quindi si può no, mettere. No, però la foto, quella l'hai mandata, quella l'ho vista. Forse, una che eravate in un mezzo, che eravate in birreria, l'ho vista, e già detto, avranno trovato dove mangiare, ho pensato, è stato il mio... Panico 60, ciao, benvenuto. Panico, devi salutare lo spagnolo. No, comunque benvenuto. Dovete portare anche me alla trattoria alla birreria al porco. Ma infatti, ti spiegavo, quando al Games Week... Che ci andiamo ormai perché sennò, ma è sicuro, vabbè, siamo costretti anche per un altro motivo, tra l'altro, giustamente, non per dispiacere, fa piacere anche tra l'altro. Qual è l'altro motivo? Poi spiego, quello non si può dire adesso. Signore, avete trovato fregna gratis? No, sì. Magara. No, a parte sì, tantissimo, ce n'era tantissima, però a parte quello era fattibile. Vabbè. Praticamente abbiamo deciso che c'era un piatto sul menu che, nel senso, ti chiamava, tra l'altro c'era tipo scritto ti diceva mangiami? Sì, no, ti diceva tipo se sei un uomo mangiami, se sei una fighetta no. E l'ha preso qualcuno? No. No, perché, cioè, dovevi essere in tante persone non sconvolte per mangiare quella cosa. Ah, ok. E si chiama il mattatoio, praticamente è tipo ogni tipo di carne possibile che hanno tutte insieme. Beh, dobbiamo farlo il mattatoio. E infatti con Francesco ci siamo detti, quando torniamo qui, mattatoio, sicuri? Sì, vengo anch'io, andiamo a fare il mattatoio proprio cattivi. È anche proprio una questione d'orgoglio, diciamo. Sì, esatto. E però il Mac dovrà mangiare tutte le parti di il mattatoio, mi porto per la Games Week, mi porto il cavalletto. Bravo. Così facciamo il video. Oh, Cricket Set, buongiorno. Dicevo, mi porto il cavalletto e poi la tua faccia fanculo, non ci ho sbatta di censurarla. Però registriamo mentre mangiamo il mattatoio. A me mi piace la nuda. L'ha intervistato di pre, tra l'altro, a Piccolo Lucio. Che culo. L'ha intervistato di pre a quel bambinetto che cantava quella canzoncina.
Pensa a te che culo. Giusto, le canzoncine neomelodiche napoletane della serata. Della tipo, serata. Mamma, non fare la dieta. No dai, c'erano veramente le canzoncine non melodiche napoletane. Ma quando eravamo in macchina con Francesco ci ho detto, ragazzi, avevamo messo un po' di musica anche bella, facendo, ragazzi, io avrei una cartella su da sentire in macchina, tipo cartella trash. Ho detto, mica metti la cartella trash. Cioè praticamente ci ha capito subito che tipo di persona eravamo, ha detto, abbiamo la cartella trash se vuoi. Minchia, sì. Ma no, questo fenomeno è stato proprio conoscerlo. Sì, 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 ma un grande uomo. Se uno anche perché sei un mezzo scrittore, andiamo d'accordo, cioè sì, abbiamo secondo me, parlare. Secondo me se ti fa vedere cosa ha scritto casa sua e ti fa vedere casa anche sua, tu hai un'eiaculazione perché cosa c'è in casa a spruzzo sua? Immediata. Libri ovunque. A spruzzo immediata, quindi sono libri ovunque, robe strane. Ma oltre che quello, c'era di tutto, c'era in quella casa. Io veramente il mio sogno quella casa. Guarda, lascia perdere, adesso poi racconteremo. E adesso poi dovremo risentirlo un attimo perché diciamo che lui è uno scrittore, ha fatto la sua tesi di laurea, che poi è diventato un libro, era su Mass Effect. Ah, ma era lui. Era lui, esattamente. Minchia, ma dirmelo subito che ho capito. Era quell'eroe, l'uomo. Ah, ma sì, che ma allora è fenomenale. Ho capito. Su effetto massa. Sì, ma okay. È veramente. E ha fatto un sacco di altri due libri, tra l'altro. Oltre a quello, sì. E ha detto che li sono appena, arrivati online. Porterà. Non ha detto che la Games Week lo portava, giusto? Sì, esatto. La Games Week porterà quello sui Souls. Per dire, ho fatto anche un libro sui Souls. Quindi ci sono un sacco di. Ho letto alcune pagine del libro su Mass Effect e sembrava di aver visto la Madonna. Ma devi avere una base scientifica per capire. No, ma la quantità di citazioni e rimandi e accostamenti alla vita reale erano veramente da ammattire. Completamente, dici, no, è vero, cazzo, è vero, cazzo, non è ci vero. Credo, ma sì, ma certo, tutto così, era bellissimo, veramente, dei momenti, Cricket Sad. Momenti veramente favolosi, e poi vi daremo anche magari dei link dove andare a comprare i suoi libri perché se lo merita, noi li compreremo 10-15 copie, esatto, li compreremo easy, anche solo quello di, non so, se quello sui Souls è almeno la metà di quello... Quello sui Souls credo proprio che lo prenderò. Almeno metà di quello di Mass Effect ne compro due. Vabbè, ma io, a me Mass Effect non è mai piaciuto, quindi uno per riconoscenza e uno perché e uno perché lo voglio leggere. Oltre che riconoscenza è proprio figo. Esatto, esattamente. Dark Souls, puttana è vacca. Quindi adesso cerchiamo di contattarlo un attimo via mail e ci dà un attimino di dritte su come organizzarci e come organizzarsi. Vabbè, dopo questa sera siamo riusciti ad arrivare a casa, dove ci hanno addobbato la stanza, come già detto, una stanza meravigliosa, piena di action figure, pop, giochi di qualsiasi genere, tipo quattro console. Sto venendo solo mentre me la descrivi. Quattro console. Tra l'altro quella stanza è tipo grossa come tre quarti di casa mia messa insieme, tra l'altro. Ah, quindi è anche di quelli, anche un ebreo sputa shakers. Ecco, un ebreo sputa shakers. Ecco, non credo che vorrà più parlare. Comunque nel senso. Ma lo so, sto scherzando. Però è un discreto capitale investito in quella stanza. Mettiamola così. Non lo so. Sì. È anche passione, nel senso. Le cose, tipo alcune case produttrici le regalano cose, tipo i pupazzetti di The Infinity o cose del genere. Beh, se li scrive dei libri ci mancherebbe anche. Ma infatti, come minimo. Perché diceva ci ha speso tanto capitale in quella stanza. No, non del tutto, perché comunque per il suo lavoro gli mandano, diciamo, campioncini. Col duro lavoro anche. Col duro lavoro, sì. Esatto. Quindi lo ripagano in action figure e cose così anche. Quindi... Oh, che se mi facessero mai una cosa con me, nel senso, altro che soldi, solo action figure. Ma fa tranquillissimo. Ma tranquillissimo. Non mangi, però hai le action figure. Esatto. No, piangere mentre le vendi. Le vendi, quelle più brutte, le doppie vendi.
lì che piangi, non ho pane, vi prego. Da però Hatsune Miku, bella Hatsune Miku. Però intanto mi sto raspando sulla action figure di Rin, di Fate, di Nami, di One Piece. Esatto. E quindi la fame non la sento perché c'è il desiderio erotico che la supera. Esatto. Ecco, ci siamo capiti subito. E poi, vabbè, noi, io sarei, avessi una stanza così, sarei fisso, non avrei una vita, penso. Una vita sociale. E, sì, infatti il mio obiettivo è riuscire ad avere una stanza del genere, riuscire a fare una stanza del genere. Io ti ho regalato un poster, quindi inizio. Esatto, iniziando così. E, tra l'altro non abbiamo parlato del fatto che ci hai regalato, ti ho fatto un regalino. Ah no, sì, ne avevamo parlato, mi sembra. No, non ne avevamo parlato. Non abbiamo parlato, allora poi ne parliamo anche di quello. Abbiamo un sacco di cose da dire oggi. Non abbiamo ancora accennato più. Abbiamo accennato molto lievemente al porno finora. È preoccupante. Ah, vabbè, al porno. È vero, perché abbiamo tanti argomenti. Quindi non passiamo al porno. E... Ma il porno è l'argomento, è la summa. Summa teologica. Come disse Immanuel Casto: morirò guardando un porno, rinascerò come unicorno. Cioè... Summa cum laude. Esatto. Esatto. Vabbè, lasciamo perdere. E il giorno dopo siamo riusciti a uscirne vivi, ci siamo svegliati, che è un grande obiettivo, direi, esatto, della serata. Ma era ieri stamattina che avete scritto due bestemmioni, avete scritto tutti un bestemmione. Non mi ricordo. No, non era nessuno era bestemmiato, è che abbiamo detto tutti che non stavamo in piedi. Non era proprio... Stamattina. Io mi sono svegliato, ho acceso il telefono perché dovevo uscire di casa. Mi spede un messaggio, un bel bligio di Norotus. Io vai Jacopo, puoi farcela. Io ho scritto vai, puoi farcela. Sarebbe stato bannato dal TS. Quindi... E poi, intanto andiamo dalla Polaroid. E... Andiamo. Ah, bello. Mamma, non fare la dieta. Fatto che l'abbiate cantata lì non vuol dire che tu debba iniziare con Ma tra l'altro c'è stato un momento, vabbè, a parte che quando siamo andati a dormire ci sono stati, penso, mezz'ora buona in cui ci è venuta la ridarella. Oh, quei momenti sono sempre magici. C'ero io praticamente che stavo schiacciando la faccia contro il cuscino, tappandomi il naso per non cominciare a ridere come un deficiente e svegliare la casa praticamente. Oddio, nella cesta cosa c'è? Scusate. E tutti gli altri che continuavano tra l'altro a fare battute, ma magari non è neanche battute, magari erano impressioni mie. Continuavo a ridere, anche gli altri a un certo punto. E poi nel silenzio... Ma avete in stanza con lui anche o lui era... No, lui era nella sua stanza. Io comunque dico solo Quadshot e la lama di... quella tutta insanguinata che diventi... per Meat Boy. Guarda, io ho già Brimstone e Spoonbender, quindi sono a posto. Tu immaginati pure quello. Sì, infatti, ma l'ho già preso tutto. No, ma aspetta, scusa. No, ma sì. Super Meat, la lama di Super... No, quello non è una lama, è un... Vero, no. Io quella non l'ho ancora presa, ma la lama ce l'ho. È l'ingranagione di Super Meat Boy. L'ingranagione col sangue? Sì. Ma non la fai facendo la Achievement Super Meat Boy? No. No? No, ah, ok. Con la Achievement Super Meat Boy cosa sblocchi? Non ho idea. Vabbè. Niente, la probabilmente niente. Tanto so, ho anche Mega Satana io, non so voi. Sì, anch'io. No, io no, perché mi sono battuto la miglia di uccidere. Comunque, dicevi. Sì, esatto. C'è venuto questo momento di ridarella, poi dopo, appunto, il ciclo di Rudy è passata, ci siamo messi a letto, e nel silenzio più totale si è sentito me che faceva... E ci siamo messi tutti a ridere di nuovo come degli handicappati. Perché, Mac? Ma spiega perché, o cos'è quel testo di quella canzone, perché così non fa ridere, però digli che cos'è. Canta la canzone e dai il contesto storico della canzone. No, sì, no, dico sì, stanno incazzando perché non li leggiamo su... E adesso, ragazzi, adesso vi leggiamo. No, tanto ho visto un telescope, adesso abbiamo delle domande da fare. Non fateci partire, perché guarda, partiamo male, eh. Potete dite le capezzoli. Il rage moment vorrei evitarlo stasera, per favore. Schifo. Ho detto che siete dite le capezzoli. Che schifo! Spero di beccarlo nella chest per vedere i capezzoli tintillanti. Esatto, Glitcher, Norotos mi dice, qualcuno parli della ricerca di telescope, esatto. Ma alla fine l'avete beccato? Ok ragazzi, mi stacco un attimo e arrivo. L'avete beccato domenica, bastardo. No, non l'abbiamo beccato mai. No,
Telescope, parli a sua discolpa, dov'era? Comunque tu Mac devi ricordare, non ho capito che canzoncina canticchiassi. È una canzone di una ragazzina di, avrà 8 anni. Ha detto che cito. Ma canta: e mamma non fare la dieta, a papà ci piace chi pesa. Dove cazzo l'hai sentita? È in questo, nella compilation trash di nostro Salvatore Supremo Assoluto. E siamo partiti tutti, tra l'altro, a cantare come degli indemoniati questa canzone, tra l'altro. È stato fantastico. Mi parlo dopo proprio che partiti... hai lanciato il trend. Sì, sì, sì. E ogni tanto ci partiva anche durante il game over. Non sono stati bei momenti, ma... comunque molto esilaranti. Ecco, è scritto sul tubo, un po' ovunque cosa. Vi ho piemmato. Ma dove? No. No, tu hai a me messaggio privato, non l'hai mandato, hai solo scritto che arrivavi su YouTube e basta. Io l'ho scritto sulla pagina Facebook, guardate che siamo lì, ma... No, allora, sotto il mio video ha scritto che non poteva venire, però quando ormai io avevo già spento, perché era già morto il cellulare, quindi okay. Andavamo già là. Vabbè, ciao, l'ho letto stamattina. Abbiamo delle pagine Facebook che servono a quello, usatele, cioè non è che stanno lì per farci un raspone. La musichetta sì, era la mia suoneria, la musichetta. No, ma non ce l'ho con Telescope, ce l'ho in generale, cioè abbiamo ste robe. Mega Satana! Comunque, vabbè, spiegate cos'era la canzoncina a me. Perché sì, l'ho spiegata. Il testo della canzone l'ho dato. E ogni tanto partiva il testo della canzone, Mac. Sì, ho citato il testo, non volevo cantare. Ha uscito il testo. Ha uscito il testo. Blame Zetto, esatto, è sempre colpa di Zetto. Adesso mi chiamano Ross da quando si è comprato Riot, si sente molto, molto libertino. È stato un imprevisto di natura medica, no poverino. No. L'ha comprato? Stai tranquillo. Ha comprato il board game di Riot, Narotus, e quindi adesso si sente rivoluzionario. Adesso. Ah, ma c'era Riot domenica alla fine? No. Il board game e basta. Il board game lì. Sì. Ah, il gioco PC, manco per la minchia. No, quello non c'era, ma anche l'altro che aspettava Mac non c'era. Ma anche Cottage, Curiosity Kill the Cat con Cottage, col cazzo che sono presentati. A meno che non si sono presentati alle 7:30 di sera, ma non era carino. Sì. Dubito. Boh, li sentirò, cercherò di mandargli una mail o qualcosa. Sono curioso. Sono sempre più curioso di quel gioco lì. Quindi... Non fare. Ho ucciso Mega Satana senza prendere danno intanto. Bene. Mi piace chi pesa. Ho vinto. Questo è la... Ho vinto tutto. No, la intro strana te la puoi scrollare. Ho vinto tutto cheat nel Doom. Comunque abbiamo intrattenuto un sacco di rapporti con sviluppatori indipendenti italiani. Abbiamo fatto 4 chiacchiere, abbiamo fatto fumato sigarette. No, non era così. Era così. Fatto due discorsi. Esatto, no, vabbè, non abbiamo fumato 2 sigarette, era proprio era la anche frase. Perché io non fumo, che ci stava, esatto, quindi neanche no, io. No, fuma quindi. Solo Noro. Una cartina. Esatto. Ah, non lo so, sono andato a firmare una cartina lunga del produttore di Grezzo 2. Ah, cioè erano alla fine. Sì, sono arrivati tardi. Hanno tipo. Ah, tra l'altro, cioè, una piccola nota. Posso fare una piccola notina polemica? Vai. Piccola. Ma tutta grazie. Quella che vuoi. Praticamente, cioè, tutti gli sviluppatori avevano i giochi con gli audio molto bassi, in modo da non dar fastidio a tutti. Sono arrivati loro e ha sparato l'audio a palla praticamente ovunque nel game over si sentiva i rumori di Superbot e Bamba a sclero e la gente non capiva un cazzo di tutti gli altri giochi, non riuscivi quasi a parlare. Un po' come il concerto del cazzo che hanno fatto. Esatto, sono arrivato a odiare la musica di OK al prezzo giusto, per dire esatto. Quanto cazzo tenevano alto sto volume. E capisco che erano nel maxi schermo, ma poi chi perché. Ma anche il giorno dopo, quando erano sullo schermino più piccolo, era comunque abbastanza, era più troppo alto il volume. Esatto, vabbè, ma quello... Mi raccomando, quando usate sempre quando io di Elfobia non riuscivo a sentirci manco la intro. Ecco. Esatto. Mi veniva prima da dire la cosa divertente che c'è stata domenica. Dopo che sabato sera, notte, avevano detto queste canzoncine melodiche napoletane, i produttori di Elfobia sono napoletani. Esatto. Sì. Quindi, praticamente, noi eravamo prima di arrivare al game, continuiamo a cantare queste canzoni. No, ragazzi, sono napoletani, si offendono magari se ci cantiamo queste cose. Beh, sai com'è. C'era me anche quando gli ha fatto l'intervista che diceva che gli era venuta in mente. Esatto. Fortunatamente
Però molto simpatici e disponibili. Sì, molto, tutti molto disponibili, tutti disponibilissimi. Vabbè, poi con loro lo diremo nei video, ci abbiamo parlato tipo mezzo pomeriggio, però vabbè. Esatto, esatto. Tra l'altro lo sai che te l'ha detto Mac che hanno corretto il Fobia? Ah sì, sì, no, no, è vero, sì. Praticamente dopo tutti i mezzi consigli che gli abbiamo dato, e tipo il pomeriggio dopo si sono presentati dicendo: ah, abbiamo fatto questo, ah, la luce, abbiamo messo le torce dinamiche. Ah, hanno a proposito, abbiamo... posto anche, se hanno messo a posto lo shotgun, sono felice. Non lo so, perché non l'ho più provato. Poi. No, io avevo dato un consiglio, gli avevo dato tipo, gli ho fatto uno spiegone di 10 minuti. No, no, ma anche io l'ho scritto. Funziona. Mi fa, ah, no, no, ma allora lo guarderò io. Bene, bravo. Perché il gioco mi piace, quindi mettilo a posto che poi te lo compro quando è... Stavo leggendo la chat intanto, un attimo. Ok. Mi è dispiaciuto non aver potuto finire neanche un livello, perché ho detto che nessuno in due giorni ce l'ha riuscito. Si moriva easy in quel gioco. Lo so. C'ero, sì. C'è solo arrivato al boss, però, quindi... È one shot one kill, diciamo, è one shot one kill. Sì, certo. Comunque ci sono due su tre, sono su Desura, quindi adesso poi parleremo nel video di presentazione dei giochi, ne parleremo, perché c'è un sacco di cose. Ah, quello no, ce ne deve dare uno, o sbaglio? No, ce l'ha fatto provare. Ce l'ha fatto provare, però poi ha detto che poi ci manderà qualche demo, qualche... Ma è carino quello tipo Space Invaders? Ma ti dirò, è abbastanza semplice, è uno Space Invader, però... Non è male. Sì, non è male, l'unica cosa è che appunto mi sembra un po' troppo semplice, ci sono solo due power-up speciali. Sì, dici. Sì, esatto, è semplice, è molto semplice, quindi... È un po' come, ti ricordi Boss Defiance che ci abbiamo giocato? Sì, bellissimo, però ci serve più roba. Sì, poi c'è da dire che sono tutti in pre-alpha. Sono quindi, tutti, quindi... sì, appunto l'hanno sviluppati in due giorni. Gli hanno dovuto cambiare il nome, lasciamo, cadiamo un pietoso velo. No, su quello poi spiegheremo tutto nel video. Beh, ma però non diciamo adesso le cose, giustamente. Esatto. Faremo un video dove copriremo tutti i giochi che abbiamo visto. E vi consiglieremo giochi, dove andarli a prendere, perché alcuni giochi sono già disponibili, sia su mobile che su... che sui le varie... Era un... sui vari posti. Quello dell'Aura era già disponibile, giusto Mac? Quello dell'Aura è già disponibile su coso, sì. Quello tutto fottuto che è già su Steam, quello che abbiamo giocato prima che io me ne andassi, dobbiamo prenderlo perché quale? Era... E quello prima che è quello che non hai che non abbiamo capito cosa sia successo. Ah, so, poi alla fine più o meno abbiamo capito, tre o quattro partite. Io è stato bellissimo, io facciamo una partita, vinco e vado via a prendermi il treno, ho fatto proprio lì il paura. Però, no, quello lì è bellissimo da fare in live. Sì, anche lì col fatto che molte le navicelle hanno tutte delle varie caratterizzazioni che non sono leggere, ma sono anche belle pesantucce, potrebbe essere divertente, perché fa molto Brawlhalla. Alcuni giochi in live li vedrete, mettiamola così. Sì, direi di sì. Purtroppo non tanti, perché sono quasi tutti couch. No, ho detto alcuni. Sì, alcuni. Ad alcuni sviluppatori gliel'ho anche buttata lì come battuta. Ma perché fate solo il couch? Pure, ma... Poi ce l'ha spiegato, tipo quelli di Hyper Drive ce l'ha spiegato. Perché non vogliono fare l'online, perché è un bordello. E quindi al massimo si prende Cauci o Norotus, andiamo a casa di Mac e niente, Edo ci guarda tramite... Ah, io vado a giocare a Metal Gear, guarda. Esatto. Ma sono più felice, vado a giocare a Metal Gear online con Westfall, su mentre ci parla. Fanculo. Io e Westfall facciamo il pizza, venga, adesso decizza. Ottimo. Chi è che streama di voi due, scusate? Ah no, lo fa se da Westfall. Ah, Westfall c'ha la fibra. Ma non lo so, no, ecco, ogni tanto. Ogni tanto ha fatto questo su YouTube. Noi non abbiamo noi facciamo una rappina, rubiamo una fila. Ah, poi abbiamo proposto alcune delle idee tipo per fare dei disegni degli indie bang. Appunto, ecco, diciamolo così magari ne fanno uno. Di Argon col Banhammer che discende dal cielo. Una sorta, se avete mai visto la sigla iniziale di He-Man, dove lui è in piedi, colpito da un fulmine con la spada, mentre tiene la spada in alto, bello, cosa va, bello, ecco, bello, tipo, usate un Banhammer enorme, Argon, che punta verso il cielo, guarda il sole. Con la luce che lo illumina. E dietro, per il potere di Grayskull! Esatto, no, esatto. Per il Banhammer di Glitcherud. Esatto, anche, sì, potrebbe essere più sensato in quel caso. Quindi abbiamo un sacco di cose, ne siamo usciti con tante cose. Io non faccio più disegni, lo facciamo, lo mettiamo oggi, stai manza Greta, lo mettiamo oggi quello della settimana scorsa.
Anche perché stai manzissima, Greta, mamma mia, c'è il ciclo. Ti preoccupare. Mamma ecco, mia. Adesso guarda, sta sicuramente manzo. Adesso impazzisce, l'ha fatto impazzire. Oh, me l'ha scritto 4 volte a me, posso dirlo anche io a qualcuno? A cosa? Qualcuno continuava a scrivere, mazzetto al ciclo. Greta, tra l'altro, mi sembra. E ricordo che ho scritto in chat l'IP del Team Speak dove siamo, nel caso vogliate entrare e fare due parole tra di voi... Andate. Di voi. Adesso ve lo ripasso nuovamente. Però no, voi, noi non esistiamo. Cioè, il primo che pocca qualcuno viene bannato. Easy. Però no, non rispetto altro, perché che cazzo. Se sapete che siamo in live, entrate e ci poccate. C'è proprio un problema di fondo. Di pendo a schiaffi dentro le orecchie. Sì, esatto. Proprio un problema di cervello. A proposito di problemi di cervello, Avete visto che ha vinto Miss Italia? Sì, ecco. Io ho detto che non mi è meglio non parlarne, perché sennò mi esce neanche la guerra mondiale, cioè proprio a proposito. A proposito, tra l'altro. Tra l'altro a proposito. L'ho usato con un senso, nel senso. L'ho detto apposta. No, perché prima ho visto un'immagine che girava su Facebook. Ho scritto: vorrei essere nato durante un apocalisse zombie, tanto assalgono solo quelli col cervello. Esatto, è vero. No, io vi consiglio, io non li seguo, per quanto sia un canale che secondo me merita, però a me in generale non li seguo tantissimi. The Jekyll ne hanno fatto già la parodia su Facebook in stile Inside Out, quando vanno tutti Inside Out c'è una scena in cui le emozioni nella testa vanno tutte a bagasce, e gli hanno fatto la parodia, è geniale, andate a vedere, poi verrà lì, è geniale. Vogliamo dire perché, immagine. Più che altro? Vogliamo spiegare qual è questa cosa di Miss Italia? Spiegatela voi, perché Miss mi sento Italia, male. La domanda in quale epoca avresti voluto vivere, ha risposto nel 1942, visto che la seconda guerra mondiale c'è sempre nelle pagine di storia, nessuno l'ha vissuta, tanto sei una donna, essendo donna non sarei andata in guerra, sarebbe andata gli uomini, io stavo a casa a piangere. È bella cosa. E ha vinto Miss Italia. E ha vinto Miss Italia, questo è un genio. Abbiamo delle figure molto potenti in Italia. Siamone fieri. Siamo il paese con la. Ma tra l'altro, chi è che sta ancora giocando? Mac. Io mi sto facendo When Life Gives You Life. Mac, cazzo, è tardi, muoviti. Lo so. Ti ho detto ai 40 minuti. Ma l'ho presa lunga. Dai, sono le 10 e 6. L'ho presa lunga. Ho sbagliato l'ho i detto tempi. Davvero? Sì, andate su YouTube, cercatelo. Sono cattedrale. Vai, dai. Tra l'altro gli dicono in che periodo storico vorresti nata, perché così. Lei, 1942. E sta zitta. E poi dicono, nata, sì, ma se sei perché? Nata nel 42, tra l'altro. E poi gli dico, ah no, perché sai. E poi dici, sta puttanata qui. E qualcuno non ho capito bene chi tra i giudici gli ha detto: ah sì, dire sono nata nella seconda guerra, volevo vivere la seconda guerra mondiale, e nuovo volo pace nel mondo. Forse ah, sì, l'ha detto? Sì, qualcuno l'ha detto. Io non seguo, ho solo visto quella stronzata giusto per farmi venire l'acido. Noroto prende la pillolina magica per dormire. Cos'è la pillolina magica? Si droga, è droga. LSD. Esatto, un cannone LST. Si può dire? Posso non essere bannato dal canale, scusa, dal TS, scusate. No, devi fare come in Fallout, che è SLD. Ah, SLD. Oppure Psycho. È vero, Psycho, è vero. Tanta Psycho. Porca miseria, sto morendo male adesso, non va bene. Sto rischiando di morire, Faccio molto easy when life. Ma dicono che dove lo psycho doveva essere la morfina in realtà. Morfina, sì. Che nei codici risulta ancora morfina. Ah, ecco. No, no, tu sei scritto, sì, così la fisica la vedi. Con l'LSD. E scegli la fisica domani, Norotus. Ma secondo me calandoti l'LSD la vedi la fisica, proprio la vedi fisicamente. Dici, Frank, oddio. Cosa stracca. Dici, minchia, vedo i cerchi dell'universo, inizia a vedo le forme, vedi tipo il sasso e sopra di lui, tipo sottotitolo, vedi la sua formula. Vedo le microonde. E lui che le ti vedo. Saluta, tra l'altro. Certo, dice, ehi, ciao. Ciao, grazie. Norotos, tu sei la fisica, ricorda, dice Mister F99. Ricordati chi sei. Notte Notorious nel frattempo. Cosa facciamo come secondo segmento? Qualcuno l'ha deciso alla fine. Dovevamo fare un mezzo stropo. Scrivete in chat cosa volete vedere. Ecco, ma no. Proprio easy.
Ah, sì, dai, scrivete. Argon, faccio un enorme favore, ma di quelli devastanti Dai, proprio andiamo su che. Rocket League, che non lo facciamo da un po', dai. Ah, ecco. No, facciamo, ecco, facciamo così. Andiamo su Rocket League. Scusate se oggi non ci siamo organizzati, ma è Ma stato io ho veramente un tipo la febbre, pochissimo Mac, momento. tipo. E dopo fa esatto, non avete idea di come stiamo. Io, cioè, Io io l'ho fatto sentire un lascio. pochino durante la puntata di oggi di The Binding of Isaac, che tra l'altro è un altro che, a proposito di trip in Sì, l'ho acido, questa vista. puntata è stata un trippone di quelli A proprio me escono la fine. signore Tra iddio. l'altro eri così fuori che a un certo punto hai detto: No, ma stasera andate a vedere anche su Norotus Games, gaming YouTube. Esatto, ho detto e mi sono pensato, tra l'altro, come si dice, no? Giustamente in italiano, e mi sono pensato, oh, finalmente mi sono ricordato di dire anche del fatto che Norotus ha il Bravo. fa in contemporanea su YouTube. Bravo, pacca sulla spalla. E mentre allenavo le bambine, mentre stavo facendo fa facevo un bugger, mentre facevo un bugger oggi, ho detto, porca troia, oggi Norotus non c'è e ho detto che c'era. Cazzo! E ho sbagliato il bugger, tra l'altro, ho scheggiato il bugger, ma vabbè, fa lo stesso. A parte quello. Comunque, ecco, ok, perfetto, hai messo il coso, ottimo. Voglio vedere un cervo fradicio ubriaco rosso. No, non credo, non adesso. E poi dopo facciamo, facciamo chi vuole essere milionario, obbligatoriamente. Quello credo Ehi, non tra ci sia uno l'altro, santo. hai visto le foto che ti ho inviato su WhatsApp? Metti, Sì. ogni No, tanto mettine una. il problema è che come li metto da WhatsApp Allora, su. facciamo così, le dico quando ogni tanto ne butto una. Vabbè, Me le datemi puoi una là, mandare se su io ho una Facebook di nel quelle là frattempo? so. Su Facebook, io ce l'ho sul Fammi quella sulla cellulare. Romagna. Sì, te la passo. Così le incollo l'ignoranza. Facciamo La passo, ogni tranquillo. partita, mettiamo due domande per voi. Sì, esatto. Poi, tu finisci! Io ho fin quasi finito, ho quasi finito. Date manzi. Tanto le puntate, le partite di chi vuole essere milionario non è che possono durare 60 ore, nel senso che. Diciamo che l'aiuto, noi avremo gli aiuti, no? Avremo tutti gli aiuti, avremo due aiuti dalla chat. Sappiatelo. Avremo due aiuti dalla chat. No, chiederemo l'aiuto a voi e voi ci dovrete rispondere. Dovrete rispondere, vabbè. Avverti che spammi su Facebook. Avevo Non è che è detto. vergine, no. Come non è che è vergine? Chi è Mac? Mac è vergine. Chi è Mac? Chi è Mac? Non conosco. Aspetta, se Sì, vuoi doppio dimmi. titillamento nel frattempo, a proposito. Comunque non ho capito la cosa di Rocket League. Andiamo su Rocket League, appunto. Ah, ogni partita devo capire. No, e quando? Nel terzo segmento facciamo. Ma Quale io vado a segmento? prendermi da mangiare tra un po'. Su Rocket League io devo andare a prendere Vai a prendere il il joypad, che io cavo. intanto No, intrattengo io con la penso proprio partita al di più cavo. lunga della storia del Esatto. nostro. E veramente come hai fatto? Ah, qua cavo. Niente, Yeah, il mi cavo piace era come qua. idea. Bene, 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 bene. Quale Mac? Il computer? È vergine? Sì, E esatto. lì Il cavo dice era qua. quanti bambini ti sono passati per le mani. Lo sapevo. Un giorno la vedrei, un giorno su YouTube. Non la posso mettere su YouTube perché mi strikeano il canale, però prima o poi ve la faremo sentire. È Ah, Romeggio un'erba balzata. Falcalone, erano buoni i biscotti. Grazie Dai, per le ma erano caramelle. buoni. Sì, erano molto buoni. ecco, è vero. Soprattutto. Ringraziamo anche un altro, Sì. tra l'altro non l'abbiamo detto, lo diciamo assolutamente. Esatto. Alberto che ci ha. È arrivato donandoci 4 sacchetti. Cazzo, non l'abbiamo detto, Finito che con 10 vergogna, dovevamo minuti. dirlo Che subito per prima neanche cosa. fosse stata a Matt sarei stato così felice. Esatto. 4 sacchetti ripieni di Goleador E e caramelle di caramelle di Lupo Lupo Alberto. Alberto. Esatto. Tra l'altro, Ma almeno le avete Goleador. finite voi tre. No, io ce Poi n'ho sì, ancora un po'. dopo. Co Ah. co io come persona normale ci ho messo un pochino. Io ci ho messo tipo mezz'ora. E poi dopo quella lì, biscotti. No, no, intanto me ne dai. Sì, me ne dai. E poi prima di andare per chiamarmi il taxi per la stazione, ne ho presi 4. Ecco, vorrei fare come punto di riferimento due cose, due momenti due Non momenti so per finali della dire. nostra descrizione del game over. Uno,
A un certo punto, dopo il primo gioco Hyperdrive Massacre, che tra l'altro è un bel giochino che probabilmente giocheremo perché è 4 contro 4, 1 contro 1 contro 1 contro 1, quindi lo vedrete. E, a un certo punto il menu va a bagasce, comincia ad andare completamente a puttane il menu, la barra incomincia ad andare a 1000. Dice, anche lo sviluppatore ci guarda strani. Impazzisce, disperato, pensando che possa essere un bug del... un bacco del gioco, cioè, era già pronto a dire sono desolato. Noi ci giriamo, diciamo che cazzo sta succedendo, cazzo. E a un certo punto vediamo Edo che mentre cerca di aprirsi una goleador, tipo si tiene il joypad in una maniera tale che praticamente è stato lui a sbagasciare completamente il menù. Sto vedendo tenuta la nevetta con la pancia per aprirmi la goleador. Insulti generali da tutti, sì. Insulti generali a tutti e poi partita. Anche perché diceva, aspetta, eravamo in un centro sociale e io avevo camicia nera, barbetta borghese e la moleschine da intellettuale nello zaino. Voleva essere ucciso. Mi sono infatti comprato la maglietta del Game Over tempo zero, ho messo quella. Ecco. E la seconda cosa invece ci è accaduta. Poi mi scrivono fascista. No, avevo solo più quella in casa mia perché era l'unica che avevo pulita. Esatto. Invece, una cosa che è successa invece nel viaggio verso Pavia, se non sbaglio, in treno. Mm-hmm. A un certo punto, tanto ho vinto tutto sì. Cheat. E a un certo punto, usciti dal viaggio, eravamo in quattro nella stazione, abbiamo preso il treno, ci siamo fatti i cazzi nostri, abbiamo fatto quattro chiacchiere. In quella mezz'oretta, mentre stavamo uscendo, Noratus ascolta quello che dice la nostra vicina di vagone, molto anziana, tra l'altro. Dice al suo compagno a fianco: questi quattro mi hanno fatto scompisciare dal ridere. Oh, di cosa avete parlato? Di roba. Qualsiasi cosa nel mondo. Abbiamo vinto, ho vinto. Oh, andiamo. Oh, non dovevi fare Mega Satana. Vedete, mi avete fatto messo fretta e non ho fatto Mega Satana. Oh. Che cazzo. Grazie. Scusate. Domanda, che poi usciamo dalla schedule. Domanda. Avete una domanda? Vediamo. Testa, la domanda non è questa. Domanda è.